Presentato oggi presso la Fondazione San Gennaro di Napoli, Io sono qui, un progetto di sensibilizzazione e formazione sul tema della legalità promosso dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza nell'ambito del Piano di Azione Giovani, Sicurezza e Legalità del Ministero dell'Interno, in partenariato con il Polo Qualità di Napoli, l'Associazione Culturale Visionaire, l'Ente Autonomo Giffoni Experience e l'Associazione Italiana Maestri Cattolici. L'idea è quella di coniugare il lavoro di istituzioni e associazioni con il punto di vista e l'esperienza dei ragazzi per promuovere la legalità e combattere la dispersione scolastica. 8 scuole dei quartieri difficili di 4 regioni, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Ascoltiamo il garante per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora, e l'assessore all'istruzione della regione Campania, Lucia Fortini. Parliamo sempre del sud, diciamo sempre che abbiamo bisogno di investire nel sud, però poi si fa molto poco per i ragazzi e soprattutto per gli adolescenti, perché nel nostro paese, se per i bambini qualcosa si investe, per gli adolescenti si investe veramente poco. E quindi questo è un esempio invece di come poter coinvolgere direttamente i ragazzi in una partecipazione attiva, perché i ragazzi saranno impegnati in attività concrete nel loro territorio, nel loro comune, e queste attività che si trasformeranno poi in video, in altri prodotti che serviranno a promuovere il concetto della legalità e contro la dispersione scolastica, verranno poi mandati a tutte le altre scuole delle regioni del sud. La regione Campania ha messo in piedi di una programmazione triennale Scuola Viva. Il presidente ci tiene, il presidente Vincenzo De Luca ci tiene a favorire tutte le occasioni che possano portare ad una diminuzione della dispersione scolastica. Il programma è articolato, presto presenteremo una conferenza stampa per dettare quelli che sono i punti programmatici di una programmazione che deve essere di ampio respiro. Tra le scuole coinvolte, Elisabella D'Este della Sanità. Ascoltiamo il preside Maria Luisa Fusco. I giovani della sanità vivono questo momento, lo subiscono più che altro, perché a un giovane viene offerto ciò che c'è. E quindi la scuola, e forse ecco, anche attraverso questo progetto, si deve dare la possibilità di una rinascita, quello che dicevo prima. I ragazzi sono contenti soprattutto di vivere la scuola a tempo pieno, e il mio desiderio, come quello del corpo docente di questo istituto che dirigo, è quello di aprire le porte della scuola